Era il 4 marzo e nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe stato l'ultimo giorno di scuola per i nostri bambini. Avevamo sentito la notizia che sarebbe stata chiusa per 15 giorni. Ci sembrava un'infinità di tempo, senza minimamente immaginare. Il cancello della scuola si è chiuso dietro di noi, arrivati a casa tutti davanti alla TV e ai cellulari. Aspettavamo la notizia, non potevamo crederci. Da quel giorno è cambiato tutto. Abbiamo iniziato ad apprezzare anche le più semplici cose e improntandoci maestre abbiamo persino scoperto un altro modo di fare scuola. Tutti davanti a un PC o un telefono con la didattica a distanza, con video lezioni e connessione talvolta birichine che mandavano tutto in tilt. Le comunicazioni spesso interrotte da frasi del tipo «Io la sento, ma non la vedo» o «Io la vedo, ma non la sento», accompagnati da sottofondi di aspirapolveri, dal vociare di fratelli e di genitori, tutti al lavoro a casa. Ma questo metodo non può essere assolutamente paragonato allo svegliarsi tutte le mattine alle 7, con la consapevolezza che i nostri figli avrebbero visto i loro compagni interagito con le maestre. Ora che la quarantena si è allentata, a distanza di quasi 3 mesi, possiamo dire che ciò che più ci è mancato per i nostri figli è la normalità, la quotidianità, di abbracci, di vicinanza, di amicizia, di sogni che si possono condividere solo con il contatto con i coetanei e che uno schermo non può restituire. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile. Sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici, perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente. Un albero che cade che una foresta intera che cresce. Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre. Siamo fiori cresciuti dalle lacrime. Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire. Troverai un posto migliore un passo dopo la fine. Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, diventando forti per smettere di soffrire. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere, che un uomo è forte quando impara ad essere fragile. Portami con te, ti porterò con me. Portami con te. Nessuna scusa in questi giorni ho cercato. Sono rimasta a casa nella mia stanza. Appesa, filo
della speranza. Mi sono sentita sola. Mi sono sentita sola. Vorremmo tornare tra i banchi di scuola. Non ho fatto più sport, non ho avuto più amici. Ma è rimasto il ricordo di quei giorni felici. Ho avuto una classe senza pareti. Le passeggiate con troppi divieti. La vita a distanza senza contatti. La solitudine che ci ha reso matti. Io non ho chiesto niente. Io so fidarmi. Mi è bastato un sorriso per assicurarmi. Ditemi pure che tiro un vantaggio. Troppo insegnato. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile.